La mostra nasce dal ritrovamento di un inedito di Artemisia Gentileschi, intorno al quale abbiamo cercato di costruire un percorso che finalmente riuscisse a ripercorrere quelle che era diciamo, il patrimonio artistico contenuto nella quadreria del Castello di Conversano. L'obiettivo fondamentale è quello di valorizzare il territorio conversanese in particolare, ma pugliese in generale, considerato il fatto che la stragrande maggioranza delle opere provengono dal territorio pugliese. In questa mostra noi parliamo di Artemisia inediti, ma alimentiamo anche il dibattito scientifico proponendo l'attribuzione di un dipinto a Caravaggio. Non stiamo parlando di mero localismo a quanto pare, e quindi questo è l'orgoglio come cooperativa, che è giunta alla terza produzione di mostra importante dopo quella sui Finoglieschi e dopo quella degli argenti di età barocca in Terra di Bari. Il nostro, diciamo, obiettivo fondamentale è quello di parlare di storia dell'arte stando qui a Conversano, di parlare di storia dell'arte a livello internazionale con la produzione di questa mostra, che ha messo su collaborazioni importanti come quelle con il Museo del Prado di Madrid o con l'Heritage di Malta. Conosciuto molto bene a Conversano per la storia locale, è meno conosciuto altrove, eppure meriterebbe di essere approfondita la sua figura. Una figura tipica diciamo della nobiltà cavalleresca del suo secolo, del Seicento, nell'Italia meridionale sotto il dominio spagnolo. Uomo del suo tempo, si potrebbe dire quasi un personaggio da romanzo, si potrebbe dire manzoniano. Aveva la cultura di un Federico Borromeo e la ferocia di un Don Rodrigo. Il conte, infatti, è più conosciuto per i suoi atti di imprese militari, per aver sottomesso col sangue Nardò, suo feudo in Salento, aver contribuito a reprimere con gli spagnoli la rivolta di Masaniello, è meno conosciuto per i suoi aspetti di collezionista, mecenate, promotore di iniziative come per esempio la fondazione del culto dei Santi Medici in Conversano e anche in Alberobello, tra l'altro una città che lui ha fondato. Noi vorremmo differenziarci perché facciamo delle iniziative culturali che abbiano un senso legato al territorio in cui esse vengono generate. Stiamo parlando di un argomento conversanese, perché si parla della collezione del conte, ma essendo poi un argomento foriero di grandi implicazioni, diventa poi di interesse nazionale e internazionale, perché Finoglio ha lavorato a Conversano producendo commissioni del re di Spagna Filippo IV. Sarà il trionfo di Bacco che vedrete in San Giuseppe, perché lo stesso conte di Conversano, Giangirolamo II, era un collezionista che non aveva pari nelle province del viceregno e che si poneva in diretta competizione con le grandi collezioni private proprio di Napoli. Perché la storia di Conversano diventa
un'occasione di conoscenza a più vasto raggio. Abbiamo utilizzato come punto di riferimento fondamentale l'inventario dei beni del conte Gian Girolamo II Acquaviva d'Aragona, steso, a mio personale opinione, semplicemente ad uso di casa nel 1666. L'inventario in concreto è una lista scritta in cui si descrivono i beni contenuti nel castello di Conversano e non solo, poco dopo la morte del conte, che era deceduto per l'appunto nel 1665. La lista dei quadri, che era quella che interessava a noi maggiormente, è molto dettagliata per quanto riguarda i soggetti rappresentati nella collezione, ma spesso tace riguardo ai nomi degli artisti prediletti dal conte di Conversano. I nomi citati sono pochi: Artemisia Gentileschi, Battistello Caracciolo, Massimo Stanzione, più due o tre artisti considerati classici del Rinascimento italiano e straniero: Raffaello, Michelangelo, Albert Dürer. Una soluzione che abbiamo affrontato, che abbiamo ritenuto opportuno utilizzare anche in occasione di questa mostra, quella appunto di suffragare l'esposizione con i documenti archivistici, in modo tale che il progetto appunto si basi su una memoria ritrovata e che appunto consolidi quello che poi si è riusciti a portare in mostra. Sappiamo che la mostra nasce, si può dire così, dal reperimento di un inventario che era già conosciuto da parte degli storici, che comunque per l'occasione è stato recuperato, chiesto in prestito e portato in mostra con grande felicità da parte di tutti. Un inventario del 1666 che comprende i beni lasciati in eredità da parte di Gian Girolamo II a Acquaviva d'Aragona poco dopo la sua morte. Gian Girolamo II Acquaviva d'Aragona muore nel 1665 e un anno dopo viene appunto stilato questo inventario. In questo inventario, oltre ai vari beni mobili lasciati in eredità ai suoi nipoti, ai suoi eredi, comprende anche un diverso numero di quadri, tra cui la famosa Carità Romana, appunto, di Artemisia Gentileschi. E infatti l'inventario che abbiamo qui esposto in mostra è aperto proprio sulla carta in cui si legge chiaramente la Carità di Artemisia Gentileschi. Molto più completo invece è l'inventario che è stato reperito davvero con grande felicità, con grande fortuna, presso l'archivio privato Carignani di Alberobello. Archivio Carignani, in quanto la famiglia Carignani era un ramo cadetto della Acquaviva d'Aragona, che possedevano appunto un palazzo in Alberobello, che tra l'altro faceva parte del feudo, come sappiamo, della Acquaviva d'Aragona, e in questo palazzo è stato trovato un inventario all'interno a sua volta di un documento archivistico che era relativo ad una proposta di vendita da parte di un certo Michele Natti, che proponeva all'allora appunto conte di Conversano, conte ovviamente decaduto, proponeva appunto la vendita di alcuni quadri, e con l'occasione, siamo nel 1814, con l'occasione si stilava un inventario dei quadri che esistevano nel Palazzo di Conversano. Ovviamente Palazzo di Conversano, parliamo del castello. Questo inventario è un documento preziosissimo perché consente di fare un paragone senza precedenti tra appunto ciò che è contenuto nell'inventario del 1666 e ciò che a distanza di due secoli troviamo essere in questo inventario. Abbiamo una chiara suddivisione degli ambienti in cui appunto si componeva il castello, ci sono i vari temi dei quadri, ci sono anche delle attribuzioni molto più complete, molto più estese rispetto all'inventario seicentesco. Come dire, abbiamo avuto intenzione
di riambientare la collezione del conte nel senso specifico di riambientare il gusto del committente. Quindi, quando avevamo dei soggetti elencati, faccio un esempio, una Venere scoperta da un satiro e da un Cupido, un Lotte le figlie, un San Girolamo, un San Giovanni Battista, noi abbiamo cercato dei dipinti coevi alla vita del committente che rappresentassero esattamente i temi descritti dal redattore dell'inventario e che potenzialmente fossero attribuibili agli artisti che crediamo avere collezionato Gian Girolamo II Acquaviva d'Aragona. La collezione verosimilmente inizia ad essere messa insieme al momento poco dopo il matrimonio tra Gian Girolamo II Acquaviva d'Aragona e la contessa del castello, la contessa di Conversano, Isabella Filomarino. Isabella era figlia del principe, uno dei principi Filomarino della Rocca, Tommaso. Suo padre a sua volta era stato un importante collezionista di opere napoletane e il gusto dei parenti, diciamo così, deve essere ritenuto fondamentale per lo sviluppo del gusto di Gian Girolamo. Ecco che Gian Girolamo riesce a convincere Artemisia Gentileschi, che è una delle grandi protagoniste, forse è giusto dire che la pittrice era una straniera nella Napoli del tempo, era donna, la sua fama era enorme. Ecco che Gian Girolamo riesce a convincere Artemisia a vendergli tre dipinti che sono citati nell'inventario: la Caritas Romana, che riusciamo a disporre qui con noi, una Bezzabea al bagno ancora nel castello di Conversano nel 1938, ne è documentata la vendita da parte di Domenico Ramugni, allora proprietario del castello, a un privato romano nel 1939, e infine un'altra Madonna di Artemisia che non abbiamo ritrovato. Quindi, ripeto, il conte compra quello che è maggiormente di moda nel suo momento e non colleziona solo pittura napoletana, ma colleziona pittura del Cinquecento veneto. Questa sua specifica passione è altrettanto rappresentata all'interno della mostra. C'è un saggio nel catalogo della mostra dedicato specificamente a questo aspetto. In particolar modo qui nella chiesa di San Giuseppe esponiamo la copia da Paolo Veronese che il conte fa copiare, l'inventario registra la copia da Paolo Coronese, cioè da Paolo Veronese, e in particolar modo la copia di cui stiamo parlando è stata rintracciata presso il santuario di Santa Maria dello Splendore a Giulianova nella provincia di Teramo, dove è arrivata grazie alla riunificazione del ramo della famiglia degli Acquaviva d'Aragona di Conversano con gli Acquaviva d'Aragona, duchi di Atri in Abruzzo, e quindi la pala è stata rintracciata in un'altra regione. Vogliamo ancora ricordare quali sono gli enti che hanno voluto collaborare con noi dal punto di vista scientifico: il museo, il MUSA, The Heritage Museum, il Museo di Belle Arti dell'Isola di Malta, da cui provengono due opere, una di Andrea Vaccaro, l'altra di Onofrio Palumbo, il braccio destro di Artemisia a Napoli, il museo della cattedrale di Medina a Malta, che ci presta Fortitudine Pares, un dipinto pulito per l'occasione da Roberta Lapucci, un dipinto che ha una iconografia piuttosto complicata, ma che in sintesi potremmo definire come una vanitas, un memento mori, uno dei temi più amati nelle quadrerie del Seicento. Lo presentiamo come opera di un anonimo caravaggesco del 1608 circa. È in corso uno studio da parte di Roberta Lapucci che ne valuta l'opportunità di un'attribuzione a Caravaggio in persona. Ci preme però sottolineare che al momento il dipinto è presentato in anonimato dalla stessa Roberta Lapucci.
Sì, allora praticamente il mio ruolo è un restauratore, deve essere ovviamente essere certo che le opere vengano portate all'estero in modo molto molto professionale, devono essere imballate in un certo modo per essere sicuri che ovviamente durante il tragitto non saranno danneggiate. Ovviamente il mio ruolo è di restare sempre col quadro fino alla fine, quindi durante il tragitto per vedere che ovviamente lo spostamento dei quadri era fatto in modo molto bene, ovviamente poi anche dentro il museo per vedere, controllare che il tragitto non ha fatto danni per il quadro. E quindi ovviamente ci sono anche i documenti che devono essere controllati e firmati per essere certi che nessun danno era fatto praticamente. Ovviamente il barocco era primariamente introdotto a Malta nel periodo contemporaneo del barocco con l'ordine di Malta, con l'ordine di San Giovanni, quindi i cavalieri essendo ovviamente molto ricchi anche ovviamente da diversi paesi erano capaci di praticamente chiedere ai artisti primari di quel tempo a fare delle opere specificamente per il nostro paese, quindi hanno impiegato artisti maggiori anche incluso il Caravaggio, infatti, a venire a Malta ovviamente di fare tantissime pitture. Ovviamente anche, per esempio, Mattia Preti ovviamente ha fatto tantissimi quadri. Però primariamente dai cavalieri questo era possibile. Ovviamente ha cambiato la scena in modo molto radicale, perché prima era molto più vernicolare, l'arte era molto più... specialmente anche dalla Sicilia, anche di artisti secondari, però poi ovviamente questa scena ha travolto, praticamente era una cosa bisognosa dai cavalieri per mostrare il loro potere, la loro ricchezza, come un simbolo. Praticamente l'arte era a quel tempo era un mezzo di rappresentarti praticamente in fronte ad altre persone, quindi era molto molto importante. E ovviamente tutti gli artisti che venivano dopo ovviamente erano molto influenzati, quindi ha cambiato totalmente la pagina dell'arte e ovviamente erano molto molto influenzati da questi artisti praticamente. Dal Museo Nazionale del Prado provengono tre importantissimi dipinti, un trionfo di Bacco di enorme formato, circa 4 metri di larghezza. Il dipinto fu realizzato per conto del re di Spagna Filippo IV, lo stile 1635 circa, e il medesimo delle storie della Gerusalemme liberata che Paolo Finoglio dipinge su richiesta di Gian Girolamo II Acquaviva d'Aragona per il castello di Conversano e che sono oggi parte della collezione permanente del castello di Conversano. Lo stile, ripeto, è il medesimo e questo ci rende sicuri di un fattore importante, e cioè che Paolo Finoglio, pur residente alla corte di Gian Girolamo, non aveva smesso di realizzare dipinti che lasciarono Conversano. Il Trionfo di Bacco è uno di questi quadri. E sempre dal Museo del Prado proviene la nascita del Battista di Artemisia Gentileschi, firmato da un cartiglio che possiamo apprezzare sul margine sinistro, sul pavimento proprio della scena, sul margine sinistro della tela. E ancora I Lottatori di Cesare Fracanzano, anch'essi firmati con un cartiglio che si legge sul pavimento della scena. I tre dipinti, ripeto, sono tutti stati ordinati per le collezioni di Filippo IV di Spagna, decoravano vari ambienti del Palazzo del Buon Retiro, la grande residenza che Filippo IV fa costruire in quel momento, ma i tre artisti sono contemporaneamente oggetto delle attenzioni di Gian Girolamo II, Acquaviva d'Aragona. Vengo con tre pitture che sono lasciate in prestito per
per questa mostra. È un orgoglio per noi portare un quadro al Trionfo di Baco, dipinto da Finolio. Il Trionfo di Baco, questa pittura di Finolio, che è molto importante, è stato un prestito molto difficile da gestire e finalmente siamo tutti contenti di poter vedere questa pittura con tanti altri quadri di questo artista che stanno qui a Conversano. E anche le altre due sono quadri molto belli, molto importanti. E a me particolarmente mi piace molto I due lottatori di Francanzano, è una pittura molto molto bella, molto ben tenuta, e penso che ci piacerà alle persone che vengano a vedere questa mostra. Altri dipinti provengono da collezioni private e vi sono ancora prestiti da vari musei della Campania, il Pio Monte della Misericordia di Napoli, il Museo Correale di Sorrento che presta alla bellissima Maddalena Penitente un quadro del 1630 circa, quindi un prodotto del primo periodo napoletano di Artemisia, la quadreria dei Girolamini che presta La fuga in Egitto di Guido Reni, un quadro di cui siamo molto orgogliosi in quanto dall'inventario del 1666 risulta la fuga in Egitto del cavalier Guido, quindi chi ha redatto il documento riteneva che il conte di Conversano possedesse l'originale. Sappiamo per certo che l'originale del dipinto ab antiquo è conservato ai Girolamini di Napoli, evidentemente il conte aveva fatto realizzare una copia anche di questo dipinto. E ancora la mostra regala una sala monografica a Massimo Stanzione, uno degli altri artisti nominati con chiarezza nell'inventario della collezione. Massimo Stanzione non ha mai ricevuto una mostra monografica, riteniamo che questa sala sia in qualche modo una piccola mostra nella mostra e perla della stanza è, oltre alla Maddalena Penitente della Pinacoteca del Rico di Palazzo San Gervasio, la Salomè con la testa del Battista che è stata ritrovata proprio nel corso delle ricerche della mostra, ritenuta storicamente si pensava fosse in una collezione privata romana. Il dipinto era stato invece acquisito nel 1971 dalle collezioni statali olandesi. L'abbiamo rintracciato presso il Museo della Bibbia di Amsterdam. Io sono qui a Conversano, in questo sito molto, molto bello, anche da un punto di vista espositivo, perché c'è stato richiesto il prestito di tre dipinti, tra i più belli e più importanti che noi conserviamo nei nostri musei. Due, uno di Guido Reni e uno di Massimo Stanzione, provengono dalla chiesa dei Girolamini a Napoli, un complesso molto antico che si trova proprio di fronte al Duomo di Napoli e che possiede una quadreria tra le più antiche e importanti per la città, e un'altra opera sempre di Massimo Stanzione proveniente dal Palazzo Reale di Napoli, Lotte e le figlie. Queste tre opere, io sono qui perché curando appunto il prestito di questi dipinti accompagno i dipinti nei siti in cui vengono esposti. Sono tre opere, avevamo detto, molto importanti per la cultura del Seicento a Napoli, perché sia Massimo Stanzione che in qualche maniera anche Guido Reni, nonostante sia un pittore bolognese, sono tra i più importanti esponenti di questa cultura. La cultura del Seicento, la cultura pittorica del Seicento a Napoli è famosa, nasce con la venuta di Caravaggio nel 1606 e diciamo in qualche maniera stravolge un poco tutta quanta la visione pittorica di quello che veniva fatto precedentemente nel Cinquecento e nel Tardo Cinquecento. È il dipinto che abbiamo portato qui per la mostra, l'abbiamo restaurato nel laboratorio di Bari, è un dipinto molto importante, purtroppo ha subito molteplici
manomissioni e puliture drastiche, per cui il colore ha subito varie svelature. Quindi il nostro intervento di restauro è stato quello di riportare all'originale tutto ciò che in realtà era rimasto, perché è arrivato da noi in laboratorio con figure completamente asportate da queste, ripeto, da queste molteplici puliture, soprattutto drastiche. Non si può risalire a quali materiali siano stati usati. È importante ancora sottolineare qualcosa. I conti di Conversano scelgono il castello come sede principale della loro vita quotidiana. Il castello serve come simbolo della loro grande magnificenza neofeudale. Il castello è la loro corte principesca, come lo erano state le grandi, o meglio piccole grandi corti italiane dell'Italia settentrionale, intendo rinascimentali. Ma Gian Girolamo e Isabella facevano la spola con Napoli, e Napoli in qualche modo, che è la loro città, è presente nella corte di Conversano, e questo spiega perché Gian Girolamo possa acquistare i quadri di pittori che sono alla page, cioè alla moda nella Napoli del momento. Da un'idea di Giacomo Lanzillotta, poi sviluppata da Viviana Farina, ho capito che c'era dietro un valido progetto scientifico, quello di riportare, almeno idealmente, la collezione di Gian Girolamo II Acquaviva d'Aragona qui a Conversano, dopo la dispersione che c'è stata nel corso dei secoli, già a partire dalla seconda metà del Seicento. E la validità di questo progetto sta nel fatto che si è finalmente riconosciuto il valore dell'opera d'arte come documento della vita sociale. Perché spesso noi siamo abituati alle opere d'arte decontestualizzate, quindi musealizzate, cioè vederle lì dove in cui non erano destinate. E invece con questa mossa abbiamo voluto riportarle in un contesto sociale che è fatto da un lato da un nobile uomo come Gian Girolamo II a Acquaviva d'Aragona, i pittori, il pittore di corte Paolo Finoglio e il pubblico, che poi sono i soggetti sociali della storia dell'arte. Oggi qui abbiamo ricomposto questo tessuto sociale, ci abbiamo provato, alcune opere facevano parte di quel tessuto sociale, sicuramente non c'è più il conte, non ci sono più i pittori, non c'è più il pubblico che c'era in quel momento, ma c'è il pubblico attuale e soprattutto c'è una cosa che è rimasta com'era a quel tempo ed è lo stupore di fronte alla bellezza artistica, che è quella di ieri, è quella di oggi e sarà quella di domani.